pausa invernale, torna alla Champions League e lo fa nella sua forma più emozionante. Ora si apre la fase più calda di quella che fosse la competizione per club più importante e seguita al mondo. A questo punto tutte le squadre rimaste in corsa devono fare sul serio, o dentro o fuori, non ci sono vie di mezzo. È la spietata bellezza della fase eliminazione diretta. Bella serie di passaggi. Zagoev. Vuole la profondità. Prova la giocata nello spazio. Cerca la fondo, palla a piedi. Prova il filtrante. Avevano molte opzioni in area di rigore. Questo è il modo di attaccare. Avrebbe dovuto davvero segnare l'1-0. Aveva l'opportunità per far iniziare alla grande la sua squadra. Mario Fernandez la mette in mezzo da lontano. Cerca spazio. Cerca lo spunto. Prova a verticalizzare. E intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Allontana il pallone. Prova a metterla subito in area. Zagoev. C'è il cross. Cross che non trova nessun compagno. Nessun dubbio. Bogdan Stanku è arrivato sul pallone, ma non riesce a metterla dentro. Assistenza alle guardaline, dice che c'è stato offside. La difesa è molto
molto alta, ma la trappola del fuorigioco ha funzionato. Lancio lungo del portiere. Passaggio in avanti. Appoggia il pallone largo con eleganza. Bale! Ed ecco il gol! Ecco il gol! E arriva così il gol del vantaggio. Era smarcato, non si è lasciato scappare questa grande occasione. Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. Bale ha totalizzato 5 gol nel torneo. Il risultato si sblocca, 1-0. Si sono impegnati e hanno trovato il vantaggio. Ora devono evitare la rimonta degli avversari. Cerca di mettere un pallone interessante in aria. Cerca la profondità, sulla fascia. Ha spazio sulla fascia. Numero! Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Ci è mancato poco e sarebbe andato in porta. Il difensore però ha trovato il tempo giusto. Bel duello. Kirikes. C'è la palla lunga in avanti. Fallo, calcio di punizione. Attenzione all'arbitro che sa il cartellino. Giallo, è giallo. Di pericolo e sono stati costretti a risolvere il problema con un fallo. Anche se non dovrebbe succedere, a volte è l'unica soluzione possibile. L'arbitro va comunque a dirgli due parole. Palla verso la porta. Che giocata! Gli hanno regalato una chance e l'ha sfruttata al meglio. Si sono fatti cogliere in un momento di distrazione, stavano ancora festeggiando e ora si trovano a dover ricominciare da capo. E passa Mario Fernandez, la butta in mezzo, ci mette il fisico e conquista il pallone. Questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro, poteva sicuramente essere ammonito, l'arbitro preferisce parlarci su. Suo senso della posizione.
prova a saltare al centrocampo. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Prova il traversone. Bogdan Stanku. Thank you.
si allunga e trova la palla. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? Zagoev. E questo tentativo d'azione non va a buon fine. Gli avversari hanno fatto buona guardia e forse è mancata anche un po' di inventiva nei passaggi. La mette dentro. Ottimo disimpegno, fondamentale. Si spinge in avanti, vediamo cosa inventa. Cercano un modo per far breccia nella difesa avversaria. Ottimo intervento. Zoran Tosic, opportunità di ripartire. Zoran Tosic cerca la fondo sulla sinistra. Intervento al limite, non è sembrato regolare. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. L'arbitro gli si avvicina, può starci il cartellino che infatti arriva. Giallo. A giudicare da quanto abbiamo visto, però c'è ben poco da protestare.
Caruso sarebbe entrata. C'è più tempo, finisce qui. È finita! Grande vittoria per la squadra ospite. Far coincidere il primo gol fuori casa con una vittoria non era un'impresa semplicissima, soprattutto in una gara complicata come quella di oggi.